Allora, abbiamo un ospite oggi, è una cantante. Ah, lo sapevo. Ok. Ed è anche autrice, ha un'energia pazzesca, si chiama Luvi. Ciao. Ben trovata. Grazie mille, ciao a tutti. Tutta rosa. Sì, sempre. Pincata. Ho linkato tutti i link per ascoltare le puntate, ma anche pincata. Esatto. Capelli rossi. Esattamente. Allora, i capelli rossi vanno di moda, Merck. Ci dobbiamo fare anche noi. Secondo me sì. Ci tingiamo. Tu devi farti. Ma io mi ci vedo con i capelli rossi. Però la barba poi nera. La barba nera. Allora mi faccio il ciuffettino biondo come Malgioglio e basta davanti. Allora, come stai? Come stai? Bene, bene, grazie mille. Tutto a posto, voi? Bene, tutto bene. Va bene. Iniziato, dai. Come è iniziato l'anno? È iniziato l'anno bene. Meno male. Siamo pronti e carichi per affrontare questa stagione. Tra l'altro è da un po' di puntate che ci sono parecchi ospiti. Content creator, cantanti, arriveranno anche nelle prossime puntate. Quindi sei nel parterre. Meno male, nostre, mi fa piacere. Tare emergenti. La programmazione di Radio SF30, E quindi ormai è ricca di contenuti e di ospiti di livello. Tra poco sentiremo il tuo primo singolo. E da quanto tempo fai musica? Allora, in realtà faccio musica da non so neanche quantificare gli anni, sinceramente, perché è stato un approccio molto diretto. Cioè, sono entrata nel mondo della musica dalla mia famiglia, che ha sempre avuto musicisti, chitarristi, DJ e chi più ne ha più ne metta. Si respirava musica. E quindi, esatto, si respirava musica. Io sono stata accompagnata in questo bellissimo mondo. Professionalmente, diciamo, da 4 anni che, insomma, faccio concorsi, brani e cose. Hai fatto diversi concorsi a livello nazionale e internazionale, una voce per San Marino, Knockout TV. Posso una domanda? Hai fatto l'Eurovision Song Contest? Ero arrivata in semifinale, sì, era una voce per San Marino, per appunto rappresentare San Marino. Tanta roba! Sì. Quindi anch'io sono arrivato, posso dirlo che sono arrivato anch'io in semifinale? Sì? Sì. Wow. Ultimi 36. Sì, anch'io. Pensa che io sono però nel 2021. 30, io quest'anno, l'anno 2023. Scorso. E sono arrivato i primi 40esimi. Poi dopo per 2 persone o 3 per punteggio lo so, capisco, in finale. Capisco. Certo, la concorrenza la concorrenza c'è un sacco di gente. E poi erano tutti bravi perché, sì. Chi va lì comunque ha un livello molto alto. Sono tutti bravi Poi c'era gente anche magari con strumenti in più che io non avevo. Lì fa la differenza. Pensa, io avevo solo la voce. La voce bene è uno strumento importante. Vero. Tu hai studiato anche pianoforte. Sì, io sono nata, diciamo, come pianista e poi mi sono avvicinata al mondo del canto. Però ho studiato entrambi. Tra l'altro, hai fatto anche il concorso Knockout TV. Sì, l'anno scorso, no, 2022. Anche lì è stata un ospite qui con noi in collegamento. Sì. Eleiola, che ha partecipato. Ma alla fine posso dire una cosa: ci troviamo tutti sempre. Sì, si ritrova. Io ho fatto tanti concorsi. Ho fatto anche un'area per Sanremo. Sanremo. Ci siamo ritrovati tutti. Ho rivisto. Sono quelli di chi è. Ho rivisto tutti. Li rivedi alle interviste, alle cose, ai concorsi. Però è bello, dai. Bello, è bello che si respira buona musica e i talenti che hanno voglia di farsi sentire. Quindi tu sei interprete e anche autrice, insieme collabori con... Esatto, allora principalmente sono cantautrice, quindi me la suono e me la canto, cioè nel senso faccio melodie, testi e poi canto quello che compongo, però sono anche insomma interprete. E nel brano che sentiremo tra pochi istanti, com'è nato? Allora, appunto, il brano nasce come voler rappresentare quella situazione, no? Quando siamo innamorati, quando abbiamo sempre la stessa persona nella testa e entri in questo specie di labirinto, no? Di loop martellante. La parola magica loop. È loop, esatto. In adesso cui è sempre questa persona in testa, ok? E niente, volevo renderlo però in modo ballabile, energico, insomma, un po' più grintoso il tema dell'innamoramento che spesso magari nelle canzoni no è malinconico, è un po' triste, tristaiolo, esatto, e quindi questo era il concetto principale, riprendere questo loop della primissima fase dell'innamoramento. Tra l'altro ho capito quest'anno Amadeus a Sanremo ha presentato, l'hanno detto dei giornalisti, diverse canzoni con la cassa dritta, quindi con lo spirito energico. Cioè, perché va. È il tema d'amore, d'amore sempre. Sì, sono i pezzi del momento. È un artista al quale ti riferisci, ti ispiri.
ispiri? Io mi ispiro tantissimo a Rose Villain, tantissimo. Okay. Mi piace un sacco il suo stile, secondo me è super fresca, è un po' più originale e mi piace molto. E sta uscendo fuori alla grande anche lei. Sì, sì. Dopo la suoniamo con Achille Lauro, che tra l'altro partecipò al Festival di San Marino. Esatto. Di San Marino. Sì, sì, per andare. Ah, sì, è vero che aveva fatto per San Marino. Ha ragione, sì, sì. Cos'è che era il titolo? Domenica? Domenica. Primo brano che ha suonato a Sanremo è quello, Sì. Achille Lauro. Sì, non mi ricordo, non lo so, perché sai, la musica è un qualcosa di incredibile, di fantastico. Cioè, capito? Oggi abbiamo Luvi. Romanesco. Cioè, lei è forte, mi piace. Tutta rosa. Romano. Oh, sì, sono romano, sono svogliato, sono romano. Cioè, va bene, grazie ad Achille Lauro. Ricky G Radio Show, Radio CP30. Suoniamo il brano di Luvi. Si intitola Loop. Ed eccolo qui su Radio CP30. Loop, vai ancora loop, andiamo in loop. Merck, anche tu che sei DJ, i loop li fai spesso sulla console. Metti in loop una canzone, un brano e entriamo tutti in un loop. Luvi con noi oggi a Ricky G Radio Show. Allora, abbiamo questo. Allora, è impossibile star fermi, qui si balla. No, bello, il pezzo l'abbiamo ascoltato insieme e io ho due domande. Vai, Merck. Allora, la prima, se ha avuto qualche passaggio in radio? Sì, grazie a Dio. Diciamo che sta andando molto, molto bene. Grande. Sta passando. Nazionali o? Nazionali, tutte nazionali. Sì. Che io sappia, almeno tutte nazionali. Ah, poi devo controllare meglio. Però sono tante, quindi sono contenta. E poi quanto tempo? Quanto è durato il progetto? Quanti anni ci hai messo oppure quanti mesi? No, vabbè, anni no. Ci ho messo per fare tutto bene, test, 3 mesi pieni. Ah, 3 mesi? Per fare anche è il video. È uscito subito allora. Il video? No, ok. Parliamo anche del video, infatti, diretto da Paolo Bianconi. Sì, esatto, ciao Paolo. Come è avvenuto la realizzazione del video? Allora, in realtà è molto semplice, nel senso che non vuole essere un video troppo complicato, perché la cosa è sempre quella, ballare. Per cui ci sono io, è colorato, divertente, ci sono io che ballo praticamente in 35 posizioni diverse e basta, è la canzone che va sotto, perché quella era la cosa importante. Ti fa venire clip di ballare, tra l'altro tu hai calcato anche palcoscenici anche delle discoteche nel console. Sì. Prima del Covid tante cantate mi sono fatta in giro per Milano, devo dire, in quasi tutte le discoteche davvero più conosciute. Com'è andare a cantare nei club? Bello, è totalmente un'altra cosa, totalmente diverso, cioè, non canti. Dinner, a parte i dinner cantavi però. No, cantavo proprio o nei pre-show se c'era qualche artista ovviamente dopo big, oppure proprio in serata. Sì. Ah, ok. Tipo mezzanotte e mezza, quando la gente entrava mi facevano cantare. Okay. Una cosa che purtroppo ora non si fa più, non so perché, però lo fanno nel dinner adesso, la parte quella della cena. Sì, però andava tantissimo, mi sono tantissimo divertita, era proprio divertente, cioè non andavi lì tanto per cantare, perché comunque sei in una discoteca, per far divertire, però ti divertivi, vedevi la gente ballare, era hai fatto la vocalist? Era bello. Ho provato a fare la vocalist in un viaggio evento di Scuola Zoo. Bello. Boh, vediamo. Cioè, non ero come staff, l'ho fatto a caso, ero lì in vacanza. Ah, bello però. Però vediamo, perché anche quello è super divertente. È una cosa super divertente. Puoi cantare la vocalist, che è un quid in più. Puoi cantare. Un quid in più, assolutamente. Ti muovi sul palcoscenico, dietro la console, con la tua energia. Esatto. Ci ho pensato, vediamo. Anche quello puoi metterlo nel cassetto dei tuoi progetti. Bene. Adesso ascoltiamo un'altra tua canzone. Sì. Che questa ha un titolo particolare, che non è Love You, I Love You, l'amore, ma si chiama Love You. Esatto, scritto Love scritto You. Così Love You. Ok. Di cosa tratta? Questo invece è, diciamo, l'antecedente di Loop. Sì. È l'innamoramento, quello fragile, quello malinconico, quello che non sai dove andare. Insomma, sono le due facce della medaglia. Uno più boom. Esatto, che dice ok, mi piace, ma ci sono. E l'altro un po' tipo aiuto, cosa sta succedendo? E cosa sta succedendo? Ce lo ascoltiamo adesso. Vai. Luvi su Radio SP30 con Love You.